Dopo più di 2 mesi di ritardo, il MIUR ha annunciato l'arrivo della CARD per tutti i docenti di ruolo. Rispetto allo scorso anno, il bonus di 500 euro per la formazione dei docenti sarà distribuito diversamente. Intanto il MIUR ha precisato che le spese sostenute dai docenti per la formazione dal 1 settembre potranno essere rimborsate. Ne parliamo con il professor Reginaldo Palermo, vice direttore della tecnica della scuola. Buongiorno professore. Buongiorno a voi, buongiorno ai telespettatori. Ma sì, in effetti questo che lei ha detto orora è la notizia proprio dell'ultimo momento, è stata data proprio ieri martedì dal Ministero ed era una notizia che un po' tutti aspettavamo perché c'era stato un po' di fibrillazione dopo aver letto il comunicato di domenica pomeriggio del Ministero, con il quale si diceva appunto che la CARD avrebbe esplicato i suoi effetti a partire dal 1° di dicembre, quindi molti docenti si sono subito preoccupati di capire cosa sarebbe successo per le spese fatte dal 1° di settembre ad oggi. Per fortuna ieri pomeriggio appunto il Ministero ha chiarito e quindi le spese già fatte potranno essere tranquillamente recuperate. Non è ancora chiarissimo il meccanismo con cui questo avverrà. Quindi questo rimborso verrà sottratto dal totale della CARD? Ovviamente, certo, a sua volta l'insegnante dovrà poi accedere alla piattaforma e dichiarare la spesa già effettuata e per la quale e della quale chiede il rimborso e quindi chiaramente lo stesso importo sarà defalcato dalla CARD. Il sistema preoccupa un po' gli insegnanti perché è piuttosto complesso quello per poter accedere a questa CARD. Ma in effetti subito all'inizio, appena abbiamo letto il comunicato del Ministero e abbiamo fatto un tentativo di accedere alla piattaforma per l'acquisizione della identità digitale, ci è sembrato davvero molto complesso. Poi probabilmente studiando meglio la questione e facendo ulteriori tentativi abbiamo visto che i problemi ci sono sicuramente, non è tutto semplicissimo, però probabilmente sono superabili. Noi stessi come tecnica della scuola, per esempio, proprio oggi abbiamo realizzato un video tutorial che spiega in maniera abbastanza semplice come si può fare per acquisire l'identità digitale, perché quello che va chiarito in proposito è proprio il meccanismo di fondo. Allora, il sistema funziona così, che ciascun insegnante dovrà acquisire innanzitutto una identità digitale. Questa identità digitale può essere acquisita accedendo ad una specifica piattaforma. Su questa piattaforma ci sono 4 possibilità, cioè si potrà ottenere l'identità digitale attraverso un servizio offerto da TIM, attraverso InfoCert, attraverso SIELT e attraverso PosteIT. A seconda del canale che ciascuno decide di scegliere, poi la procedura cambia. Nella maggior parte dei casi la procedura è del tutto gratuita, ci sono alcune opzioni invece in cui è necessario pagare. Quali sono le opzioni in cui bisogna pagare? Ma per esempio c'è l'opzione attraverso InfoCert che prevede un pagamento di 19,90 euro, però in quel caso è anche possibile recarsi presso un ufficio, presso uno sportello InfoCert e attivare la procedura gratuitamente. Il problema di InfoCert è che gli sportelli disponibili sul territorio nazionale sono concentrati in alcune grandi città, ma sono del tutto assenti in altre aree del territorio nazionale. Per esempio in tutta la Sardegna c'è un unico sportello InfoCert che si trova in provincia di Sassari. Quindi, professore, si può ipotizzare che gli insegnanti si rivolgeranno soprattutto a Banco Posta? Ovviamente sarà un po' difficile che gli insegnanti si rivolgano a InfoCert attraverso la procedura online, visto che è onerosa. Ma secondo lei Banco Posta è pronta per ricevere queste richieste da tutti i docenti, che sono tanti, insomma?
Ma allora, i docenti sono tanti, sono 700.000 che si devono accreditare, anzi 800.000, ma è anche vero che non è indispensabile che il docente si accrediti entro il 30 di novembre, anche perché fino a che il docente non inizia a spendere, in realtà non ha nessuna necessità di registrarsi. Quindi è ancora tutta da chiarire la procedura concreta, la procedura pratica che bisognerà seguire nel momento in cui si decide di acquistare un oggetto, un bene. A quali negozi ci si può rivolgere? Come si fa a sapere quali sono i negozi, teatri, cinema, le librerie dove appunto uno può acquistare con questo, con questa carta? Allora, il meccanismo dovrebbe essere questo: se io voglio acquistare un libro, accedo alla piattaforma cartadeldocente.it e lì troverò le librerie o comunque le catene di distribuzioni presso le quali io posso acquistare. Il problema è se io invece voglio fare un acquisto presso il mio libraio di fiducia, che magari è una piccola libreria di una cittadina di 10.000 abitanti. Allora, in questo caso, se la libreria non è registrata su cartadeldocente.it, ovviamente io non potrò accedere a questa libreria. E io penso, io penso a tutti quegli insegnanti che vivono in piccoli paesi dove magari non c'è neanche una libreria, e quindi vabbè, si possono rivolgere a queste librerie in rete, però penso, non so, ai cinema, ai teatri, ai negozi stessi dove uno può andare a comprare il materiale digitale per l'aggiornamento, per la formazione. Come fanno? Come faranno? Esatto, infatti questo è un altro problema, ma è un problema, come dire, che si dovrà necessariamente risolvere attraverso una, come dire, uno scambio fra domanda e offerta. È evidente che se il cinema, dove io vado più o meno abitualmente a vedere un film, o il teatro della mia cittadina, non ritiene di registrarsi sulla piattaforma, è ovvio che io, come dire, presso quel cinema o quel teatro io non riesco a ottenere, come dire, l'erogazione del servizio. Ma quindi praticamente c'è una sorta di disuguaglianza tra gli insegnanti che vivono in grandi città, dove ovviamente ci sono più possibilità di incontrare dei negozi accreditati, e invece quelli che vivono in paesi molto più piccoli, in regioni più povere, dove appunto l'offerta è minore. E quindi non c'è una parità, diciamo, in questo certamente senso. Il rischio che si creino, come dire, delle disuguaglianze, diciamo, sì, così, fra insegnanti che vivono nelle grandi città e che quindi hanno una più ampia offerta, e insegnanti che vivono in piccoli paesi e che quindi hanno minore offerta, questo credo che sia del tutto inevitabile. Certo, ma poi mettiamo che appunto uno riesce ad avere, a trovare il negozio dove acquistare il bene, poi che succede? Cioè uno presenta questa card, come funziona poi? Allora, da quello che abbiamo capito finora, dovrebbe funzionare in questo modo. Io vado sul portale cartadeldocente.it e vado ad individuare il distributore, il negozio, il luogo in cui io comunque voglio spendere una certa somma, 50 euro. Ecco, entro in questa sezione, dico io voglio spendere 50 euro nella libreria XY della mia città, e automaticamente il sistema mi dovrebbe emettere un buono di acquisto di 50 euro. Io con questo buono di 50 euro vado alla libreria e ritiro libri per un importo di 50 euro. E per il cinema? E per il teatro? Per il cinema e per il teatro dovrebbe essere, anzi sarà la stessa cosa, a condizione che il cinema e il teatro dove io voglio andare siano registrati sulla piattaforma. Certamente, non è possibile trovare un sistema più semplice? Ma certamente il sistema,
Ma allora, il sistema dello scorso anno era sicuramente semplice, perché ogni insegnante acquistava dove desiderava, dove voleva, e alla fine dell'anno presentava la sua rendicontazione. Ovviamente questo sistema presentava dei problemi, prima di tutto il fatto che è stata scaricata sulle segreterie delle scuole una mole di lavoro non da poco. Loro però caso. Penso che il rischio potrebbe essere che molti insegnanti, vista la complessità di questo sistema, rinunci a questo bonus di 500 euro, che va bene per il Ministero ma va bene per gli insegnanti, perché appunto, sempre parlando di uguaglianza, tutti dovrebbero avere lo stesso diritto di ricevere questi 500 euro. Questo rischio ovviamente c'è, esiste. Posso sottolineare un'altra differenza che viene fatta dal MIUR? È che questa carta viene distribuita agli insegnanti di ruolo perché si formino, ma tutti i precari, comunque tutti gli insegnanti che ancora non lo sono, non hanno diritto ad essere formati con questo bonus? Ecco, questo è un problema, come dire. Certo, questo è un problema sicuramente rilevante, ed è però, bisogna anche dirlo, un problema legato alla legge, cioè è già la legge 107 che limita il bonus al personale di ruolo. In questo periodo sta discutendo in Parlamento la legge di stabilità, una modifica in questo senso, in questa direzione della legge 107 potrebbe ben essere attivata, però è lì che va fatta la modifica. E allora speriamo che ci ascolti. La ringraziamo e agli spettatori di Gidda TV un saluto, arrivederci. Grazie a voi e grazie ai nostri telespettatori. Buona serata.